Amici ed amici di montediprocita.com, salve, siamo ancora qui sulla panoramica, alle nostre spalle la cittadina di Bacoli, Bacoli che è interessata, come sapete, alle prossime elezioni comunali. Si parla di una finestra primaverile per andare al voto, anche se le voci non sono state ancora acclarate, non sono ancora sicure. Dopo l'amico Picone abbiamo qui con noi il presidente dell'associazione Aurora Flegrea, Nicola Lucci. Buongiorno, allora anche con te più o meno le stesse cose che chiediamo ad inizio campagna elettorale un po' a tutti. Il vostro segno distintivo per la città di Bacoli. Vabbè, Aurora Flegrea nasce innanzitutto un anno fa, quando le elezioni amministrative si pensava fossero lontane ancora 4 anni. Non c'era stata ancora la crisi che ha portato poi alla caduta del governo del sindaco precedente. In quest'anno abbiamo realizzato una serie di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza per far tornare la cittadinanza a partecipare in maniera attiva, ma lontana da polemiche, personalismi, e non, come dire, affascinando la cittadinanza soltanto in occasione, come dire, di polemiche e di chiacchiere, ma coinvolgendo nella scrittura di un programma. Ecco, noi siamo proprio impegnati nella scrittura di un programma che tenga conto di tutte le istanze, di tutti i bisogni, di tutte anche le proposte che ci sono state fatte in occasione dei tanti eventi che noi abbiamo fatto in tutto quest'anno. Mi dicevi, per cercare di riportare alla partecipazione anche i semplici cittadini di Bacoli, avete anche organizzato dei gazebo dove proprio chiedere alle persone comuni quali erano le esigenze e i bisogni della città. Esatto, tra novembre e dicembre tutte le domeniche abbiamo sempre cambiato frazione, posizionando un nostro gazebo, un gazebo di Aurora Flegrea, in ogni frazione della città, ed è stata un'ottima occasione per appunto iniziare a strutturare quel programma ambizioso che noi stiamo scrivendo, che parta però sicuramente con uno sguardo di lungo periodo di 5-10 anni verso grandi progetti, ma sempre tenendo conto del reale, del concreto. Ad esempio, al primo punto noi abbiamo un ripristino stato dei luoghi per ridare dignità a tutte quelle frazioni che oggi vengono abbandonate nel degrado, e ridando dignità a delle frazioni abbandonate, penso sia il punto di partenza fondamentale. Nel documento che mi hai mandato parlavi anche di Monica Carannante, intesa diversamente dagli altri soggetti politici presenti a Bacoli. Perché? Beh, basta girare Bacoli, basta averla girata, insomma, negli ultimi mesi, e molto altro ancora faremo. Monica è percepita dalla popolazione come un soggetto assolutamente avulso, estraneo da quello che è tanti altri soggetti della politica bacolese. Lei è una persona innanzitutto molto molto attiva nelle politiche sociali, nell'aiuto alle fasce deboli. Cito ad esempio il camper che lei periodicamente mette a disposizione per visite gratuite senologiche di prevenzione, ma cito ancora la notte rosa dei bambini, cito il bellissimo evento che abbiamo realizzato in Piazzetta Adriano a Bacoli, coinvolgendo associazioni, palestre. Insomma, Monica è veramente una persona che sta tra la gente, ed insieme a lei noi di Aurora ci sentiamo veramente rappresentati. Insieme a lei stiamo scrivendo quindi un programma tenendo conto di tutte le istanze, di tutte le esigenze che i cittadini giorno in giorno, attraverso Monica ma anche attraverso noi e il nostro sportello di ascolto per cittadini in difficoltà, stiamo raccogliendo. Con quali soggetti politici avreste intenzione poi di collaborare, di sedervi ad un tavolo per il futuro della città di Bacoli? Guarda, per me chi vuole bene a Bacoli in questo momento, chi crede nelle enormi potenzialità, insomma, che Bacoli ha in questa fase, deve fare una sola cosa: scrivere un programma serio, fattibile, ambizioso, ma per l'appunto reale, realistico. E noi, i nostri interlocutori sono tutti quei soggetti che sono disposti, che condividono con noi la stessa visione, perché secondo me oggi chiudersi in una stanza immaginando improbabili alleanze con soggetti tra di loro eterogenei non si fa un buon servizio a Bacoli. Chi va a governare, secondo me, deve fare una cosa, che è decidere, e quindi è importante, sulla base di punti programmatici, costruire un'alleanza, ma appunto partendo dai punti, non da simpatie o da stanze segrete, insomma. Un'ultima cosa, ovviamente va benissimo il programma, ma due cose immediate che servirebbero a Bacoli. Allora, la prima cosa immediata, l'ho già detta, è un ripristino stato dei luoghi. Io penso che una città del genere, come la vediamo adesso, ha una vocazione importante, che è il turismo. E il turismo lo fai in due modi: in primis mettendo le condizioni base, quindi decoro urbano, arredo urbano, partendo dalle piccole cose, da piccoli elementi di arredo urbano. E una seconda, secondo me, è un'opera di marketing territoriale serio, che a mio avviso non è mai stata fatta.
per attirare sempre di più persone a visitare Bacoli. Facendo questo bisogna stare sicuramente al fianco degli imprenditori, non tartassandoli con cartelle impazzite come è stato fatto negli ultimi tempi, ma affiancandolo veramente senza affogarlo di burocrazia, standogli a fianco, perché oggi un imprenditore deve sopperire anche le carenze di un'amministrazione sempre più latente. E allora noi ringraziamo ovviamente Nicola Lucci, presidente dell'associazione Aurora Flegrea. Dai microfoni di Franco Ciaula con il video di Paco Smart invitiamo tutti i personaggi, tutti i soggetti politici di Bacoli a contattarci per dare voce ad un appuntamento così importante come quello delle elezioni comunali. Grazie.